Per l'autodeterminazione, proprio in questa giornata che è l'8 marzo, che festeggia il tema dell'autonomia delle donne, Alleanza Assicurazioni si sta impegnando fortemente in un percorso di educazione finanziaria che consideriamo uno strumento molto potente ai fini dell'empowerment, dell'indipendenza e della tutela della persona. Riteniamo che la conoscenza e la capacità di gestione economica delle donne sia uno strumento di affermazione nella realtà intorno a noi e nell'ambiente sociale. Quindi Alleanza si impegna fortemente in questo percorso di educazione finanziaria attraverso varie iniziative sul territorio che vedono coinvolte anche con un linguaggio diverso rispetto a quello utilizzato fino ad oggi. Una grande numerosità di partecipanti, sia in presenza che in formato anche da remoto, al fine di portare pillole e conoscenze di natura economica che possano essere applicate nella quotidianità e nella vita di tutti i giorni. Qual è, dal vostro punto di vista, l'ostacolo principale per raggiungere questa autodeterminazione dal punto di vista finanziario? L'ostacolo principale, dalle indagini che noi abbiamo fatto fino ad oggi per raggiungere i nostri obiettivi, è dato dall'interesse che viene direttamente dalle donne. Perché quello che abbiamo visto rispetto a tutte le analisi che abbiamo fatto è che c'è anche uno scarso interesse a informarsi su questo tema. Quindi utilizzare dei linguaggi e dei format diversi, che siano podcast, rubriche, consigli molto pratici, ci aiuta a intercettare un linguaggio diverso e a sviluppare questo bisogno e questa curiosità.